Questo momento della stagione non è che ci siano partite più importanti, meno importanti, sono tutte importanti perché dare continuità per quello che ci riguarda è fondamentale, perché dare continuità soprattutto alle prestazioni, e questo è l'obiettivo che dobbiamo avere, è fondamentale. E poi magari molto, ma molto più avanti le partite potranno cominciare ad essere più decisive, ma questo non è il momento, questo è un momento in cui noi dobbiamo dare continuità. Non pensare a nulla, pensare soltanto a fare una grande partita fatta di tante cose. E questo, poi affrontiamo anche una buona squadra, ma come sono tante in questo girone, per cui i risultati prestabiliti non ce n'erano, ho già detto tante volte. Ci sono tanti giocatori che stanno bene, l'ho già detto qualche giorno fa, ma ce ne sono tanti, da Borello, da Campora, a Ferrara, sto parlando di quelli che... A Lanini, a Starita, adesso è inutile farli tutti i nomi, ma siamo tanti. Ciò che ho deciso non lo so, terremo conto sicuramente di quello che il campo ci dirà in queste tre partite in praticamente 8 giorni, ma di principi preordinati non ce n'è. So soltanto che ampia possibilità di scelta, questo è un grande bene. Perché è una cosa che va bene. Chiaramente mi dispiace lasciare fuori gente che sta bene, che si allena bene, che è partecipativa, che ha qualità, che è solidale con gli obiettivi del gruppo, però avremo bisogno di tutti, quindi quello che farò non lo so. Si comincia domani, 8 giorni di tre partite molto importanti, vedremo strada facendo. Ma sono giocatori, l'ho detto prima, sono giocatori che hanno sposato il nostro progetto, giocatori che hanno qualità, che stanno anche bene, però rispondere a questa domanda, cioè quello che farò domani, poi probabilmente lo so già, però non ho intenzione di dirvelo. Poi vorrei capire perché me lo dovrei dire. Prima lo comunico ai giocatori, quindi vedremo un po' strada facendo. Dobbiamo sempre tenere a mente l'obiettivo della società e quindi senza fare tanti voli pindarici, tante fantasie, tanti pensieri che vanno molto in là, che francamente non servono. Dobbiamo fare una grande partita domani, poi ci sarà quella di giovedì, poi ci sarà quella di lunedì, poi ce ne saranno. Dobbiamo fare una grande partita domani. Ci siamo preparati, ci siamo allenati per questo. Maturità, consapevolezza, rispetto per l'avversario. Guai a sentirci i primi della classe. Non siamo così stupidi da commettere questo errore.